Ispirazione quotidiana. Oggi ritorno alla gioia di vivere confidando nella bontà dell'Eterno. Citazioni di oggi. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6:38. L'assenza di Dio è un'illusione. Abraham Joshua Heschel. Ispirazione di oggi. La bellezza delle parole del Vangelo di Luca e la geniale intuizione del rabbino Abraham Joshua Heschel ci fanno veramente ritrovare la gioia di vivere e di ritornare alla gioia di vivere. Sentite la bellezza traboccante delle parole traboccanti di Luca. Con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Più noi misuriamo in grande, più saremo misurati in grande. Più noi saremo grandi, più saremo restituiti alla grandezza. Più la grandezza sarà in noi. Più glorificheremo il mondo, più il mondo glorificherà noi. E la bellezza ironica, geniale, delle parole del rabbino Abraham Joshua Heschel, sentite, l'assenza di Dio è un'illusione. Quante volte sentiamo dire Dio è un'illusione, la presenza di Dio è un'illusione. Tutta la storia del materialismo novecentesco, soprattutto a partire dalla psicanalisi, perlomeno ci ha portato a questa ormai credenza collettiva, che chi crede in Dio sia, come dire, un infante, un bambino che surroga, sostituisce Dio, il padre, Dio, la madre, la zia, la nonna, il cognato. E che non c'è niente, ovviamente. Non c'è niente perché Dio è un'illusione, è una stupidaggine. È una favoletta raccontata a 6.000 anni di civiltà, ma insomma, noi siamo molto superiori, no? Bene, bene. Che bel mondo che abbiamo creato noi con il nostro materialismo, che bel mondo di felicità. La gioia proprio irradia dai cuori della gente, dai volti della gente. La sicurezza, la pace, la certezza che siccome la vita è tutto questo, no? È un aggregato di materia, di atomi, bene, viviamo e moriamo, e quindi cosa c'è da preoccuparsi, come dicevano gli stoici, che peraltro credevano in un ordine organizzatore, ma lì si sbagliavano, erano un po' bambini anche loro. Il progresso porta sempre una novità, no? Sempre qualcosa di nuovo, e tutto ciò che è nuovo è bello. Tutto ciò che è nuovo è meglio. Questo è un concetto darwinista, eh? Darwinista, anche se Darwin era abbastanza cauto in questo, diceva, non è che il più forte vince, ma il più adatto. E se il più adatto è un idiota al mondo che cambia, è meglio. Sicuramente per l'evoluzione della specie, dal punto di vista darwiniano, un idiota che un intelligente che soccombe. È meglio quello che usa la forza bruta, è meglio l'economia violenta e totalitaria di oggi che invece un'economia fatta di reciprocità e di umanità che perde perché non si adatta all'evoluzione. Bravi! Intenzione di oggi. Ordino ora alla moltitudine di dubbi e di paure che si affollano nella mia mente di tacere, mentre il miracolo divino si compie nella mia vita. Lascio che ogni bene che possiedo si moltiplichi, mentre l'amore divino agisce sulla mia fede per portare nella mia vita tutto quello che è necessario per il mio benessere. So che questo divino comprende tutto ciò che è necessario, cibo e alloggio, amore e amicizia, e la realizzazione di ogni giusto proposito. E così la mia fede si innalza con gioia per andare incontro al nuovo giorno e viene con gioia ad accogliere l'abbondanza del cielo. E anche se tutti intorno mi dicono che questo non è altro che l'incantesimo di un bambino, io rispondo con il cantante poeta: è bellissimo perdersi in questo incantesimo.